Buongiorno amici del Varesot, siamo qui presso la camera iperbarica di Laveno Mombello, dove c'è un ospite illustre che è il campione mondiale di enduro. Matthew Phillips è un australiano e qui appunto per curarsi. Con l'aiuto della sua ragazza, sua First Lady, poniamo a lui qualche domanda. Come stai? How do you feel? Ciao. Well, thank you. I've been, the last 2 weeks has been quite tough for me, and we're working really hard to come back into form, and so far I'm happy, and I keep the smile and continue to push. Ecco, dice che è molto felice per la situazione in netto miglioramento e dice che ogni giorno sta migliorando e sta andando tutto come previsto. Una seconda domanda è come sta facendo progresso questa nuova terapia appunto che sta iniziando in Italia a fare i primi proseliti? How do you feel the progress is after the hyperbaric chamber? Yeah, I'm quite surprised with the results. We're now 4 days into the process, and before the hyperbaric chamber, I hadn't really seen any major improvements with the foot. And now after 4 days, is already 50% better. So, yeah, it's not a normal treatment, but now I'm really happy and moving forward. So, yeah, it's all looking positive. Sono molto contento di questa cosa perché sto facendo veramente giorno dopo giorno dei grossi miglioramenti. Ringrazio anche il mio team manager che mi ha fatto venire in questo bellissimo posto qui nel Varesotto e sono molto contento. Ecco, programma futuro. How do you feel going into France? Yeah, at the moment it's difficult, and now we work 100% to make for the race, and then as per usual we give 100% in the race and race to win. So yeah, this is the result we want, and this is why we're here today to push and try and take our number one result. Programma futuro per uno che fa sport come me, che corre ormai da quando avevo 6 anni, è ritornare sul podio, ritornare a vincere e soprattutto vincere la prossima gara importante che è in Francia. Are you? Okay, grazie. Ciao. Ciao.